Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò di come qualche piccolo accorgimento possa migliorare il vostro home office, rendendolo un ambiente che vi aiuta a rimanere motivati. Il consiglio numero 6 è quello di munirvi di accessori che vi semplifichino la vita. I miei must have sono il mio scaldatazza, infatti io bevo una quantità smodata di tè nell'arco della giornata. Avere la tazza di tè sulla scrivania mentre sto lavorando per me è come la copertina di Linux. Per questioni anche di spazio ho optato per avere uno scaldatazze 2 in 1 che mi caricasse anche il cellulare. Il mio secondo must have è il mouse verticale. Infatti io avevo un po' di problemi di fitte tra le scapole, probabilmente per come muovevo il braccio durante il lavoro. Infatti io, modellando a computer, come magari anche chi fa grafica, utilizzo davvero tantissimo il braccio del mouse. Il mouse verticale aiuta a tenere il polso invece che ruotato in un modo molto più naturale e in questo modo ho risolto completamente il problema che avevo. Sempre per l'utilizzo che faccio io della mia postazione di lavoro, ho bisogno di un tappetino molto grosso per il mouse in cui appoggiare la tastiera e poter muovere liberamente il braccio, e però per evitare di farmi male appoggiandomi continuamente alla scrivania io utilizzo anche dei poggiapolsi. Un altro must have, che in realtà non è valido solo per l'ufficio di casa ma sempre se dovete lavorare al computer, è avere un paio di occhiali con lenti che filtrino la luce blu dello schermo. Il mio quinto must have è la mia stampante wireless. Infatti, soprattutto lavorando da casa, spesso lavoro qui dal divano o dal tavolo della cucina e non ho voglia di dover andare ogni volta in camera per collegare il computer. Per cui devo dire che la stampante wireless mi semplifica tantissimo la vita. Un altro must have per me sono le cuffie wireless. Io infatti durante le telefonate devo assolutamente camminare. Giusto per darvi un'idea, in questo periodo mi è capitato di fare addirittura in una giornata 14 km all'interno del mio bilocale telefonando. Questa si è rivelata un'abitudine molto sana in questo periodo in cui le uscite all'aperto sono state limitate. E avere le cuffie wireless me l'ha resa anche un po' più comodo, perché io oltretutto gesticolo, mi muovo e quindi con le cuffie col filo probabilmente mi sarei impigliato da qualche parte. Io non ho particolari esigenze per le cuffie se non che siano wireless, però ci sono diverse cuffie, tra l'altro con design bellissimi, che sono anche antirumore. Quindi voi percepirete meno i rumori all'esterno quando le indossate, e in più il microfono filtrerà facendo percepire meno i rumori ambientali o i bambini che ci sono in sottofondo a chi vi sta ascoltando. L'ultimo dei miei must have è un tavolino con cui posso cambiare postazione di lavoro. È un tavolino in metallo con le gambe snodabili che ha dei forellini per far passare l'aria per non far surriscaldare il computer. Lo trovo molto comodo quando voglio lavorare dal divano o quando lavoro ad esempio per terra facendo stretching, perché lo posso tenere un po' sopraelevato in questo modo. Se siete ancora più pigri e non volete un tavolino di questo tipo che dovete ogni volta regolare, ci sono dei tavolini con dei cuscini che potete utilizzare se volete lavorare dal divano o seduti, in modo da potervi appoggiare il computer sulle gambe. Infatti appoggiare il portatile direttamente sui vostri vestiti rischierebbe di surriscaldarlo. Con questo genere di tavolini invece andrete sicuramente a ridurre il problema e i componenti del vostro portatile ve ne saranno grati. Siamo arrivati al consiglio numero 7: mantenere una postura dignitosa mentre lavorate, anche se siete a casa. Io ho un po' di problemi alla schiena, per cui in questi anni il problema della postura è stato abbastanza sentito e mi sono informata sotto diversi aspetti. Anni fa, in un momento fisico un po' critico, avevo deciso di comprare una sedia ergonomica, ma non me la sono sentita di comprare subito la Varie, che è probabilmente quella più famosa, perché all'epoca costava forse addirittura 600 euro e non avendola mai provata avevo paura che poi potesse non andare bene per me. Per cui ne ho comprato un modello più economico, non basculante, in cui però la posizione è molto simile con le ginocchia in avanti. Il modello che avevo comprato io costava attorno ai 100 euro e qualcosa, e devo dire che per me è stata molto utile. Io l'alterno spesso alla mia poltrona di ufficio perché ho visto che cambiare posizione più volte nell'arco della giornata mi aiuta ad avere meno mal di schiena alla sera. Un'altra seduta che ho provato ad utilizzare e che soprattutto, visto che siete a casa, potete provare senza farvi troppi scrupoli è la Fitball. Ho letto pareri contrastanti. Su internet molti dicono che serve un buon equilibrio per poterla utilizzare. Io non so se è perché ho fatto sport per molti anni
o se perché invece questi pareri non erano veritieri. Però devo dire che ho avuto il problema opposto, ovvero utilizzandola sono diventata una specie di drago della Fitball, per cui adesso riesco a lavorare anche nelle posizioni più improponibili e anche completamente gobba. Quindi dal punto di vista della postura, per me la Fitball non è stata utilissima. Però è molto divertente perché viene un po' automatico mettersi a saltellare e soprattutto aiuta a muoversi e cambiare un po' di posizione. Quindi in realtà alla fine se viene alternata con una seduta normale, secondo me può fare solo bene. L'unica cosa un po' brutta della Fitball è il materiale che è sempre una gomma che attira moltissima polvere. Negli anni hanno studiato quindi delle coperture adatte. Ci sono ad esempio quelle della Vuv che sono bellissime, hanno tessuti molto resistenti di diversi colori e con diverse tipologie, anche ad esempio in similpelle. Se però non volete subito fare questa spesa perché non siete totalmente convinti della Fitball, c'è anche una copertura della Decathlon. Sicuramente il tessuto sarà un po' meno resistente di quelli della Vuv e più sottile, però è davvero molto carina e come inizio per avere la zona ufficio ordinata nonostante la Fitball va più che bene. Per variare un po' la posizione e sgranchire le gambe nell'arco della giornata, vi consiglio anche di utilizzare dei poggiapiedi o delle amache da scrivania. Il poggiapiedi è stato testato da una mia amica che se sta guardando il video sicuramente capirà che sto parlando di lei. Infatti, come me, ha un po' di problemi di schiena, anzi lei è messa un pochino peggio e un po' di tempo fa mi aveva proprio parlato di quanto il poggiapiedi l'avesse aiutata a scaricare un po' di tensione dalla zona lombare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure e sapete anche che continuo le mie consulenze a distanza se invece volete approfondire la questione design per la vostra postazione di lavoro. Sto preparando anche degli altri video sull'argomento e dei kit da farvi vedere a seconda del budget e della tipologia di arredamento. Se avete qualche stile in particolare che volete che affronti, scrivetemi. Mi raccomando, ricordatevi di mettere il like e iscrivervi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!